Bert Scotti, noto attaccante straniero dell'Hockey Club Lugano, ti hanno fatto una grossa festa qualche anno fa. Giusto, è stato un onore, anche molto contento e molto fiero. Mi metto dentro il gruppo dei Legends a Lugano con l'Alfio e Bruno Roger. È stata veramente una bella serata e francamente è ancora un onore e sono molto fiero di questo. Quanto sei rimasto tifoso del Lugano e quali sono stati i tuoi più bei ricordi che hai in questa maglia? No, con la maglia c'è tanti ricordi e sono sempre stato molto tifosi del Lugano e sono rimane ancora tifosi del Lugano e sicuro non lo perderò mai la tifosia per Lugano. E ricordi ce ne sono così tante, è difficile, però sicuro due sicuro, e quando siamo saliti in A e la prima vittoria del Lugano alla Varascia che noi abbiamo fatto nel 78 se non mi sbaglio, e questi sono dei due ricordi diciamo superiori, però ce n'è anche tanti altri. Qual è la rete più bella che hai fatto in Svizzera? Questa è una domanda un po' difficile. O qual è il portiere con cui più facevi fatica a trafiggere? Allora, forse come si chiamava adesso il nome, no? Era il portiere del Davos, era furbo e anche se scherzavamo fra di lui, io ho detto ti la faccio il gol e lui dice non tu, te non mi lo fai il gol. Allora è stato sempre quello lì, adesso mi scappa il nome, scusate, però è stato forse lui il più, e anche era veramente bravissimo. Che effetto ti fa venire a Lugano in questo periodo con il Lugano nei bassi fondi della classifica e soprattutto stasera con una praticamente senza curva? Noi che eravamo abituati alla Ressiga nella Bolgia. Sì, ok, che Lugano è così, si può dire in fondo classifica, non mi fa arrabbiare, però mi delude un po' con la squadra che c'è sulla carta, però si gioca sul ghiaccio, allora la carta non serve. E stasera veramente pensavo che la curva, no, dopo sai, non so, 10 minuti cambiava, però hanno tenuto loro diciamo ordine, però spero che cambierà il secondo e terzo tempo, e sicuro che questo fa un po' arrabbiare noi vecchi tifosi del Lugano, diciamo. Anche i nuovi, anche sicuro non sono contenti neanche loro. Sembra un po' di essere tornati come a un paio di stagioni fa quando c'era il Covid che si giocava praticamente senza pubblico. Sì, giusto, bravo. E là io dico il tempo del Covid è stato una grande, se si può dire, merda. Però questo qui, giocare senza pubblico per un giocatore e fare un allenamento, cioè non ha la mentalità. Il pubblico che fa rendere il giocatore, il pubblico che aiuta. Mi ricordo che quando giocava, sai, il pubblico era un po' meno, un po' di più, però rendeva, ti aiutava a rendere. E adesso giusto, senza pubblico è un po' no, sai, diciamo, anticapato, diciamo. Ti fa piacere vedere tanti ticinesi giocare con la maglia bianconera? Oh, questo sì, questo, perché anche c'è i due nipotini che sanno, sono under 15, Scott e Jay under 17, che cominciano a crescere. Diventeranno più bravi di te? Spero. Però rendono abbastanza bene adesso e si vede anche dove ammettere che la scuola dell'Hockey Club sezione giovanile lavora veramente bene, sono professionisti e fanno tante. E anche si vede il risultato, ce n'è tante in Canada, ce n'è due in Salino, c'è anche 3-4 in squadra, voglio dire che produce. Sicuro che non arriva ad Estella a tutti gli anni, è impossibile, però minimum abbiamo sempre 3-4 giocatori ticinesi che sono venuti dalla sezione giovanile. Ce la facciamo entrare almeno nei pre-playoff? Oh, sicuro, sicurissimo. Io, ok, adesso sono, non potevo essere 2-0, però io sicuro
che arriviamo ai playoff. Grazie, mi ha fatto molto piacere conoscerti e in bocca al lupo. E grazie per quello che hai dato con la maglia bianconera, i tifosi te ne sono ancora grati. No, grazie ai tifosi, grazie a Luca Brigado e grazie. Grazie a te. Grazie.